Senti, ma non sei arrivata ad amare la tua malattia. Non dirmi Ma che non si può amare la ringrazi la malattia? malattia per quello che sei, voglio dire. No, assolutamente, io detesto e non condivido una parte di chiesa strumentalizza e dica privilegiati di Dio. No, io non mi sento privilegiato di Dio in questo senso, perché mi ha messo in un proposito cioè, assolutamente. Se mai mi sento privilegiato di Dio per il fatto che c'è un dialogo che lo sento vicino, ma questo non c'entra niente con la malattia. Credo di far parte di una scacchiera in cui ognuno è al suo posto. Ognuno è un pezzo, non è importante che tu sia il pedone o per qualsiasi pezzo può dare scacco matto. Non so per quale motivo mi sia toccato questa cosa. Spero e credo un giorno di capirla. Adesso non la capisco e non credo. No, io rispetto troppo la sofferenza per dire che è una cosa bella. Non è mai in assoluto una cosa bella. Ma chi ti dà questa forza? Ma io credo che è molto. Cioè, io l'ho trovato in me, nelle persone, poi c'è anche un rapporto col Padre Celeste, ma è una cosa molto mia, molto personale. Io credo che veramente una persona, se gli dai la possibilità, una qualsiasi persona handicappata, per esempio, ma ha la possibilità di fare le cose che fanno gli altri. Esiste allora per te, Dio. Per me esiste, però è un rapporto mio, Cosa intendi per mio? nel senso è un dialogo mio, personale, in cui non accetto che venga usato, strumentalizzato. Io posso offrire la mia sofferenza, quello che vuoi tu, però è una cosa mia, nessuno deve entrarci. Se tu non avessi avuto Dio, a che cosa ti saresti Ma sai, attaccata? con sé e con ma, secondo me, non si risolve niente. Io credo che però si possa sicuramente riuscire a venire fuori dalla malattia della sofferenza anche se uno non crede. Questo secondo me perlomeno è un rispetto che noi dobbiamo a quelli che non credono. Tra te e Dio, chi è più in credito, l'uno nei confronti dell'altro? Ma sai, quando si vuol bene ci si ama, è difficile, è un dare un avere, quindi sicuramente è una cosa, ma alla pari, forse sia alla pari.